grazie di essere qua. Oggi ci ritroviamo per l'ennesima volta e la cosa mi fa molto, molto dispiacere, diciamo, no? a dover prendere un certo tipo di decisione e presentare una nuova figura tecnica, un nuovo allenatore. Questo chiaramente fa capire la situazione che stiamo vivendo in questo momento, che stiamo vivendo quest'anno, un momento molto difficile. Io nella mia vita ho affrontato dei momenti difficili nella mia attività lavorativa, andando girando al mondo, sono sempre avuto dei momenti in cui sono stato molto male, ma mai male come in questo momento. Io il calcio Padova, io, la mia famiglia, i miei soci, siamo attaccati in maniera sviscerale. Abbiamo fatto un percorso meraviglioso in questi ultimi anni, in questi 5 anni, questo è un lustro per me, quindi lustro inteso come lasso di tempo, che sono all'interno del calcio Padova, 2 anni come presidente, quindi molte sono state le gioie, le soddisfazioni, indimenticabili, tipo quelle dell'anno scorso, in maggio, e mai avrei pensato di ritrovarmi a così breve lasso di tempo e di distanza in una situazione difficile. Penso che, chiaramente, l'ho già fatto presente, mi assumo tutta la responsabilità di quello che è successo, perché d'altronde si dice che il pesce puzza dalla testa, effettivamente la testa in questo momento sono io come presidente, e quindi gli errori me li prendo, come ho già detto in altri momenti, me li prendo in capo. Devo dire che c'è anche una certa dose di inesperienza, potrei dire, no? come diciamo ciambella di salvataggio, no? Cioè, io ho una carriera che vengo fuori dal punto di vista calcistico dalla categoria dilettanti, la mia storia è molto breve dal punto di vista calcistico, no? Penso di aver fatto qualcosa di positivo, di interessante. Certo che calarmi nella realtà della Serie B si vede stato molto più difficile di quello che io pensavo. Quindi lasciamo stare il perché, per come, degli errori. Questa magari sarà occasione di discussione dopo l'11 di maggio. Oggi mi sento come una belva ferita. No? Mi è capitato in un documentario di ritrovarmi e di vedere un leone preso all'interno di una tagliola, e questo lottava per cercare di venire fuori, e cercava di fare l'impossibile per uscirne fuori. A un certo punto, ma questa è la realtà, è riuscito a spezzarsi la gamba per poter scappare. Ecco, oggi come oggi potrei dire, ecco, che io sono così, ho sangue agli occhi, perché mi sento in colpa di fronte alla città, di fronte ai tifosi, però devo reagire, la reazione che reputo, perché se l'abbiamo presa, l'ho presa, era quella di fare un ulteriore cambio di allenatore. Io vorrei che, quindi, a questo punto abbiamo fatto, ecco, una piccola cronostoria, perché sento dire che ci sono disaccordi tra il punto di vista del direttore e il punto di vista mio. Questo assolutamente no. Non è che dopo una partita dove c'era una certa delusione come quella di domenica fossimo là a parlarci e dirci le cose prima di andare in sala stampa. Anzi, a malapena ci siamo incrociati con gli sguardi, sia con il mister che con Giorgio. Per cui io ho fatto le dichiarazioni in cui tutti sono lì davanti agli occhi e dico: ogni tanto cambio idea, è normale, chi non cambia idea nella vita, no? Giorgio poi ha fatto le sue, ma noi non ci eravamo ancora parlati, ci siamo parlati dopo la conferenza stampa, siamo rimasti qua un'oretta e mezza, abbiamo fatto 2 chiacchiere con Edoardo, con Giorgio, e abbiamo messo più a fuoco il problema. Da lì l'idea di ritrovarci alla domenica mattina ci siamo ritrovati, con noi c'era anche Fulvio Simonini in un secondo tempo, perché volevamo raccogliere da lui determinate informazioni, e questa discussione, questo incontro ci ha portato a prendere un certo tipo di decisione che è stata una decisione collegiale. Chiaramente
doveva essere condivisa. Il fatto di condividere voleva dire parlare anche con, non solo con Luca Destro, con Paolo Salot, ma con Jose, persona non facile da raggiungere. Nel momento in cui io ci ho parlato alle 7:30 della sera, alle 8 ho terminato la conversazione, alle 8 abbiamo dato il via alla notizia ufficiale. Il perché di Centurione, adesso Centurione è il nostro mister, nasce dal fatto che abbiamo bisogno di una persona, abbiamo riflettuto innanzitutto per le sue qualità, le sue capacità, è 2 anni che è con noi, ha fatto un bel lavoro l'anno precedente nella Barrette, abbiamo visto che i ragazzi sotto di lui sono cresciuti sia dal punto di vista tattico che tecnico. Ci sono dei giocatori importanti che stiamo seguendo, che vediamo quando vengono ad allenarsi con la prima squadra, che hanno determinate qualità e crescono in continuazione, quindi questo grazie al lavoro del mister. Abbiamo pensato che il tempo a disposizione non era molto, ci piacciono le sue idee, il suo modo di far giocare la squadra, quello che ci ha spiegato, che ci ha raccontato, e contemporaneamente conosce l'ambiente. Lui si cala oggi e va al campo, conosce i giocatori, conosce i pregi e i difetti dei giocatori e di conseguenza questo è un grosso vantaggio, perché il tempo non gioca a nostro favore, nonostante che abbiamo 2 settimane prima della partita contro il Cittadella. Quindi piena fiducia in Centurione, non è una scommessa, le scommesse si vanno a fare nelle sale scommesse. Abbiamo preso le nostre informazioni e su questo Fulvio Simonini ci ha aiutato e auguro a Centurioni che possa fare la stessa carriera che hanno fatto tanti allenatori che dalla primavera sono andati in prima squadra. Ne abbiamo decine di nomi davanti a noi, voi magari siete ancora più informati di me. Quindi diciamo, non è la prima volta che qualche allenatore dalla primavera fa il salto e con le capacità, con le qualità e con la tranquillità dell'ambiente, cosa che qua magari è una parola al momento un po' foresta, riesca a raggiungere quel successo che lui si merita. Per cui questa è un po' la cronostoria, questo è quello che è successo nelle ultime 36 ore e adesso siamo qui a dare il benvenuto a Centurione come nuovo mister con la collaborazione del secondo che è Esposito. Il team rimane lo stesso, abbiamo il preparatore Matteo Zambello, poi abbiamo il match analysis che continua a essere Marco Del Moro e chiaramente Zancopera è nato lì. Abbiamo portato su un altro preparatore dalla primavera per aiutare Zambello, quindi diciamo questo è lo staff con cui il mister da qua sino alla fine del campionato doveva cercare di fare l'impossibile, no? Per riuscire a portare il Padova almeno nella zona play out che se ne dica al momento è ancora abbastanza raggiungibile, però dobbiamo cercare di vincere perché con i pareggi non andiamo più da nessuna parte, dobbiamo cercare a fare i 3 punti e speriamo di incominciare da Cittadella tra 2 settimane. Ovviamente della scelta e del perché è ricaduta su Matteo Centurione, e tra le altre cose non faccio altro che ricalcare un po' le parole che ha detto il Presidente, insomma abbiamo convenuto domenica insieme con la proprietà che comunque questa squadra può fare di più, ce l'avamo messa in testa di poter raggiungere una media punti che ci poteva mettere comunque in corsa per la salvezza, a oggi non è arrivata, come ha detto il Presidente le colpe sono un po' di tutti, io in primis, il Presidente ha detto lui, io mi metto davanti a lui, ma nella mia vita non ho mai avuto niente di regalato e quindi sono convinto fermamente che questa squadra qua raggiungerà l'obiettivo, potrò essere considerato un matto, ma sono convinto che questa squadra
lo potrà raggiungere. La scelta su Matteo è dettata dal fatto che è un tecnico preparato, un tecnico giovane, in questi momenti probabilmente c'è bisogno anche di freschezza a livello generale, lui è molto preparato dal punto di vista tecnico, quello che ha detto il Presidente sulla crescita delle due squadre che ha preso sia l'anno scorso che quest'anno è evidente, è proprio marcata indipendentemente poi dai risultati finali della stagione che non c'entrano con la crescita dei ragazzi. Quindi siamo convinti che abbia delle qualità importanti e soprattutto l'altro passaggio che è stato chiave nella scelta è stato quello che comunque conosce tutti i giocatori, ci ha giocato contro tante volte al giovedì in allenamento, quindi ha già un'idea delle caratteristiche, probabilmente qualcuno lo ha anche percepito dal punto di vista caratteriale, quindi queste sono le motivazioni per le quali abbiamo deciso di affidare la guida tecnica a Matteo, verrà affiancato, come ha detto il Presidente, da Massimiliano Esposito, che è un altro ragazzo con delle caratteristiche importanti, quindi pensiamo di avere fatto la scelta giusta. Adesso starà a noi anche toccare le corde dei giocatori, perché oggi siamo arrivati credo alla svolta definitiva della stagione e anche i giocatori adesso è giusto che si mettano a disposizione, che diano qualcosa in più, perché qui si tratta di salvare, oltre alla categoria, si tratta comunque di salvare una città, un patrimonio della città, e quindi è giusto che tutti, se oggi hanno dato 9, da oggi in poi diano 10, che è quello che serve per raggiungere la salvezza. Do il benvenuto anch'io a Matteo. Matteo sa che avrà il mio massimo appoggio, perché io comunque lo spalleggerò in qualsiasi scelta fa, e quindi questo penso che sia il punto di partenza per provare a fare questo piccola impresa, piccolo miracolo, chiamiamolo come vogliamo, ma del quale io sono fermamente convinto di poter raggiungere. Mister, ti giro i microfoni. Tutti, con alcuni di voi un po' mi conosco perché così seguivano le partite della primavera. Come prima cosa non posso che non ringraziare, insomma, la proprietà, che ha pensato che io possa essere la persona adatta a portare avanti questa, chiamiamola, missione, che è quella che mi sento io di dover fare. Ho detto ieri al Presidente che io non sono contento di essere in questa posizione, perché non mi basta essere qui. Se faccio una cosa, se prendo un incarico, lo devo fare bene, e farlo bene vuol dire che dobbiamo salvarci. Quindi sicuramente quello che dico loro è giusto, porto freschezza, porto entusiasmo, però quello che ho io in questo momento lo devo riuscire a trasmettere ai giocatori. Io quello che posso promettere è che farò tutto quello che posso, che ho nelle corde per il bene del Padova, e che devo trasmettere anche questa cosa ai giocatori, cioè anche loro devono capire, deve entrare nella testa che loro devono fare tutto il massimo che possono per il bene del Padova. Non abbiamo tanto tempo, non c'è tempo per fare esperimenti, dobbiamo partire da alcune certezze che ci sono. Avrò modo, strada facendo, di conoscere ancora meglio i giocatori giorno per giorno. La cosa che mi dà sicurezza è il campo. A me piace lavorare sul campo, non sono tanto fatto per le conferenze stampa, per fare la prima donna. Entro con la massima umiltà e anche determinazione, e ripeto, l'obiettivo adesso è che la squadra mi segua, che sia interessata da quello che viene proposto, che è qualcosa che deve dare a loro convinzione, sicurezze quando vanno in campo, essere preparati al massimo, sapere cosa devono fare. E insomma, sarà il campo che ci permetterà, il lavoro sul campo quotidiano sembra una frase fatta, lo dicono tutti gli allenatori quando le cose vanno male, ma l'unica strada è quella lì, solo parlando con le parole non si ottiene niente, insomma, bisogna fare i fatti, e questo è quello che noi cercheremo di fare. Ecco, per adesso io mi sento di dire questo, dopo se avete delle domande sono a disposizione. Prego. Allora io volevo subito entrare
l'aspetto tecnico, diciamo, perché è vero che i moduli alla fine sono solo numeri contro l'atteggiamento e bisogna a questo punto con 8 partite alla fine bisogna proprio sputare sangue, no? Sì. In questi casi dare veramente tutto quello che sia. Tu, come ricordava Zamolo, comunque con la primavera hai affrontato più volte, insomma, visto di allenate nei campi vicini, conosci bene la squadra. Come pensi di impostare il tuo lavoro anche dal punto di vista tattico? Come pensi, come vedi che arriva a giocare il Paolo? Allora, a grandi linee, poi ovviamente voglio cogliere le sfumature e i particolari dei giocatori sul campo. Dobbiamo vincere più di una partita, 2, 3, 4, quelle che sono. Per vincere le partite bisogna fare gol, quindi la squadra deve avere un certo atteggiamento offensivo. È chiaro che non sono Zeman e non è che penso di andare allo sbaraglio, andare tutti all'attacco. Però per esperienza di campo che ho fatto in questi anni, parlo da allenatore, credo che dobbiamo giocare con la difesa 4 e che dovremmo avere un centrocampo folto, solido, importante, che riesca a fare benino entrambe le cose, insomma. Poi davanti non ho ancora deciso, non ho ancora pensato nei particolari. Comunque in linea di massima sarà questo, tanto penso non sia niente da nascondere, manca 2 settimane alla partita, insomma tutti sanno tutto di tutti, quindi a grandi linee è questo. Poi per quanto riguarda la scelta degli uomini, mi viene da dire, quella verrà ponderata giorno dopo giorno, vedremo chi sarà motivato, chi vuole lottare per questa maglia e così sceglieremo quelli che hanno gli occhi giusti, insomma. Quali sono, mister, le certezze che secondo te la squadra ha, a cui alludevi prima? Beh, mi riferivo ad alcuni giocatori, ovviamente. Bonazzoli, per esempio, sicuramente è un under 21, recentemente ha fatto una doppietta importante, è un giocatore che ha delle giocate, ha dimostrato di impegnarsi seriamente per la maglia, e anche in altri ruoli, Trevor, Cherubini, mi sembra un ragazzo molto coinvolto, e non me ne vogliono quelli che non vengono nominati, ma al momento non li conosco, quindi non mi voglio sbilanciare. Di questi nomi vado sul sicuro, insomma. Teo, scusa. Sì. I numeri sono spiegati. I numeri dicono che il Padova ha la terza peggiore difesa del campionato, nonostante negli ultimi tempi abbia preso meno gol di quelli che aveva preso prima. Sì. E comunque ha uno dei peggiori attacchi, quarto, ultimo e quinto del campionato. Mi sorprende un po', se devo essere sincero, il fatto che tu sulla questione offensiva dica devo pensarci un attimo. Sì. Perché è stato chiesto al tuo predecessore di giocare in un certo modo, per certo cambiare tatticamente quello che lui ha dettato, che la proprietà di molti tifosi non faceva. Ora, se il Padova deve vincere le partite, deve vincere segnando, sì, provando a segnare. Tu mi dici difesa 4, allora, centrocampo molto solido, ma davanti non so ancora come posso risolvere il problema. Io credo che uno dei problemi principali sia invece proprio l'attacco, perché a parte i numeri, i gol che sono stati sbagliati e il fatto che ci sia gente che tira calci tipo rugby, purtroppo, dimostra che evidentemente qualcuno davanti non riesce praticamente neanche dal punto di vista proprio della concentrazione a fare quello che tu hai chiamato ad impegnarsi. Ti chiedo questo perché voglio dire, sabato si è visto, partite sabato si è visto quanto manchi in Bacopo questa squadra in termini di profondità, ma è stato l'unico che va in, ed è l'unico che va in profondità. No, io non intendevo che non ho deciso gli uomini, intendevo che non ho deciso come schierarli, perché cioè, un giocatore può essere sì, può essere che giochiamo con le due punte davanti e un trequartista, può essere che giochiamo con l'attacco a tre, una punta e due esterni, può essere che giochiamo con una punta e due giocatori alle spalle della punta, però io credo che più una questione di equilibrio, no? Perché se tu vai a metà campo avversaria tre volte è difficile che fai gol al di là delle palle inattive, no? Se tu vai lì 7-8 volte magari prendi un rigore, magari trovi le palle inattive per fare gol, trovi la giocata individuale dei giocatori bravi che ci sono dentro l'area. È un po' una questione di alzare il baricentro sostanzialmente, no? Portare più giocatori, gli inserimenti dei centrocampisti, non sono solo gli attaccanti che devono segnare.
se vediamo le partite di qualunque categoria, le occasioni da gol, metà occasioni arrivano dalle pali native o sviluppi, quindi c'è un sistema di gioco, si trova un equilibrio per portare diversi uomini nella metà campo avversaria. Poi lì c'è la giocata individuale, e ripeto, fai salire la squadra, prendi le palle attive, rigori, punizioni dal limite, questi particolari non sono da sottovalutare. I gol su azione non credo siano la maggioranza rispetto ai gol su palla inattiva, quindi quelle lì saranno molto importanti e ripeto, bisogna trovare degli equilibri e non c'è tempo, quindi ovviamente si sceglieranno i giocatori più bravi, si cercherà di metterli nelle migliori condizioni possibili in campo, sia fisiche sia tecnico-tattiche, e dopo ovviamente loro devono metterci del proprio come fanno tutti gli attaccanti di tutte le squadre. Per te è stato un fulmine a ciel sereno questa chiamata, oppure in qualche modo, non dico te l'aspettassi, ma era sì, nell'aria? Sì, è stato un fulmine, no, non me l'aspettavo sinceramente, ero molto concentrato sulla mia squadra che mi stava dando, la primavera intendo, mi stava dando soddisfazioni e avevo già preparato la formazione per la partita successiva, quindi non pensavo lontanamente al Padova, ovviamente dispiaciuto perché non si era data continuità con la vittoria della Spezia che aveva ridato entusiasmo e quindi insomma domenica sera ho dovuto metabolizzare e ripeto, mi sono arrivati messaggi prima che io sapessi le cose, quindi così insomma è stata un po' bizzarra come situazione, ma improvvisa, sicuramente domenica non ci pensavo. Sì, ma per te cosa rappresenta proprio dal punto di vista della tua carriera? Era una chiamata che aspettavi da una prima squadra? E come ti approcci? Allora, è ovvio che sono un po' di anni, faccio sotto le giovanile, no? Mi sono sempre lamentato che dicono no, questi qua sono piccoli, non riesco a fare tutto, vorrei fare di più. Anno dopo anno ho fatto categorie sempre maggiori, però anche quando arrivi in primavera comunque manca sempre quel qualcosa, no? E quindi poteva essere la chiamata del Padova, anche se lungi da me sperare che le cose non andassero bene, oppure poteva essere in futuro altre scelte, insomma. Rappresenta sicuramente un'opportunità, perché non posso dire che non lo sia, ma ripeto, non è che dico speriamo che passino in fretta questi 2 mesi, che tanto dopo io... Non è questo, no? Ripeto, una volta che prendo l'incarico io devo fare il massimo che posso, come ho fatto del resto sempre nella mia carriera, anche di giocatore, non mi sono mai nascosto, ho preso le mie responsabilità, tante volte ho fatto brutta figura io, ma perché probabilmente era giusto così e basta, è quello che farò anche qui, insomma non mi nascondo, sarò il responsabile di quello che viene deciso dentro il campo, di come giocherà la squadra, del rendimento che avranno i giocatori, quindi... Questo implica l'incarico e io sono pronto, insomma, non ho paura. Ecco. Una roba, tu sei molto giovane, hai giocato fino a 5-6 anni fa, quindi troverai giocatori, tuoi avversari, quando giocavi, addirittura i tuoi compagni, che sono Manganella, non so se sì, ce ne sono altri. Sì. Quindi sei un po', diciamo, non sei pari età dei giocatori, ma sei un fratello maggiore. Sì. Come pensi di approcciarti allo spogliatoio? Per certi versi potrei essere un fratello maggiore e penso di potermi approcciare come un fratello maggiore, nel senso che ho detto a loro quando abbiamo avuto il colloquio che io non sono un sergente di ferro di natura, però mi cazzo, nel senso, scusate, passatemi il termine, quando non vedo le cose fatte nel modo giusto, a partire dagli allenamenti, a partire da per proseguire con le consegne che non vengono rispettate, a parte il fatto che vado in trance agonistico quando c'è la partita ufficiale, però anche in altri momenti riesco a dare il messaggio che le cose non stanno andando come devono e quindi insomma mi faccio rispettare sostanzialmente. Ho già ricevuto parecchie informazioni dal direttore, dalla società che mi hanno così descritto che cosa vado ad affrontare a livello di proprio risorse umane, no, all'interno dello spogliatoio, e mi sono fatto già un'idea un po' delle persone che troverò, è vero che un po' li conosco, però conosco il 5%, il 10% di come sono loro, quindi
è possibile che con qualcuno è meglio usare il bastone, con altri la carota, e in questo bisogna essere un po' psicologi, come del resto sono tutti gli allenatori, penso. Io preferisco il dialogo, preferisco confrontarmi con loro, però quando non capiscono, là, insomma, va usato il bastone, in quei casi lì credo che sia necessario. Ecco. Questo. Quindi un problema, secondo te, il primo problema da risolvere è un problema psicologico? Io penso di sì, anche se sono arrivati tanti giocatori nuovi a gennaio, quindi le scorie dei mesi precedenti loro non le hanno, però ovviamente l'ambiente non è, insomma, l'ambiente è dall'inizio che vive queste difficoltà di classifica sostanzialmente, e i giocatori nuovi le percepiscono. Io ho vissuto tante volte stagioni dove lottavi per salvarti, stagioni dove lottavi per vincere, sono cose diverse. E quando lotti per salvarti la palla scotta, c'è più tensione, preoccupazione, e per quello che riguarda la mia esperienza il giocatore deve trovare il giusto equilibrio tra responsabilizzarsi nel modo giusto, ovvero comportarsi nel miglior modo possibile e fare tutto il possibile per stare meglio fisicamente, per essere pronto, però non deve cedere, non deve caricarsi troppe responsabilità sulle spalle, perché quello diventa un macigno, non riesce a rendere. È questo che dirò anche a loro. Dopo, se uno se ne frega è un altro discorso, ma da quello che ho capito non c'è gente che qua se ne frega. Ci tengono, e a volte il responsabilizzarsi troppo ti fa andare sotto rendimento, ed è quello che non possiamo permetterci, perché altrimenti le cose si complicano. Allora, io volevo andare in bocca al lupo a Matteo, spero che poi allenare in Padova sarà una storia difficile come tutti gli allenatori che allenano in Padova, però ritorno un attimo indietro e fare la domanda a Roberto. E quando hai iniziato la presentazione oggi hai detto che potresti aver commesso degli errori, come capita a tutti ovviamente nel prendere le decisioni. Io credo che le decisioni errori più grandi che non riescono a dare più avviso, questo mio personale pensiero. Però la domanda mia è: chi decide, chi ha deciso, centro io? Perché non riesco a capire questa società, se lo ha deciso il direttore generale, come dovrebbe essere un direttore sportivo, o se lo decidete tutti. Perché se lo decide tutti, qualche cattivo pensiero mi viene fuori. Ma diciamo che io penso che ho seguito un po' la tua trasmissione ieri sera, come tante volte succede, ne sento di tutti i colori. Allora, Giorgio Zamone era il nostro direttore generale. Con Giorgio c'è sintonia, ci si conosce da molti anni, comunque prima dell'attività dal punto di vista come presidente del Calcio Padova, e io tendenzialmente Ho dimostrato nella vita, ma anche qua nel Calcio Padova, di condividere, che poi a un certo punto l'ultima parola possa aspettare chiaramente a chi può essere il maggior azionista, diciamo, o il maggior responsabile, è cosa normale. Come ho detto prima, abbiamo fatto una prima analisi sabato sera, che siamo stati qua fino circa le 8. Abbiamo condiviso determinate cose, ci siamo posti una serata di riflessione, il giorno dopo ci siamo ritrovati alle 11 e abbiamo continuato la nostra chiacchiera, cioè la nostra discussione. La scelta di Centurioni nasce, l'ho detto prima, perché l'abbiamo condivisa indubbiamente, e ci siamo anche fatti così aiutare, sotto un certo punto di vista, dal consiglio di Fulvio, cioè, perché effettivamente Giorgio lo conosce come persona, ma non l'ha mai visto lavorare veramente. Invece Fulvio lo vede lavorare, sa le sue qualità, sa quali sono le sue imprese, e a questo punto diciamo anche siamo passati al secondo step. Bene, andiamo ad ascoltare Centurioni. Lo abbiamo chiamato era mezzogiorno e mezzo. Ecco lì, perché arriva la sorpresa, alle 3 ci ritroviamo, siamo stati 2 ore assieme, ci ha colpito la sua analisi, che chiaramente in questo momento lo vedo anche un pochettino, un po' emozionato, un pochettino teso, invece con noi era stato molto più sciolto, no, nel dare determinate così risposte alle nostre domande,
a come pensa di far giocare la squadra, no? Ecco, adesso è scivolato su quel discorso, non ci ho pensato, come, assolutamente vero, lui sa esattamente quello che devo fare, ho detto, che Stefano ha detto, non ho ancora pensato come alla fase offensiva. Quindi diciamo, ci ha fatto un'ottima impressione. A questo punto l'ottima impressione da parte sua, la decisione collegiale è presa con Giorgio, con mio figlio e con me, è supportata da Fulvio Simonini. È stata una scelta collettiva. Certo. Ma come è sempre stato fatto qua, cioè, diciamo, le decisioni, io sono uno che ogni tanto si accende come un cerino, però poi mi spengo, no? Anche il cerino si accende velocemente, ma si spegne anche velocemente. Quindi io sono emotivo, io voglio il bene del calcio Padova. Cioè, non so se vede io non dormo la notte, ma io non dormo veramente la notte. Io mi sento responsabile di fronte a una città, migliaia, decine di migliaia di persone. Cioè, se io la mia azienda va male, sì, sono responsabile di fronte ai miei dipendenti, che non sono certamente decine di migliaia. Cioè, io qua mi sento veramente in difficoltà. Quindi devo cercare di reagire. Reagire come? Io abbiamo pensato che la reazione possa essere questa. La chiamiamo la carta di disperazione, chiamatela come volete. Io ho fatto l'idea, io sono una belva infuriata che devo riuscire a venire fuori a questo momento e cerco di aggrapparmi a tutto. Ecco, io penso che questa sia la soluzione ragionata, ponderata, e abbiamo preso Centurioni perché è un allenatore, che abbiamo detto prima tutte le sue cose positive, in più il fatto che qua a Padova conosce l'ambiente, conosce tutto. Questo è quello che... Quindi... La scelta di Centurioni è una scelta vostra, non la sto discutendo, io ho chiesto solo se è stata collettiva o singolare del direttore. Ma la domanda mia è, quando avete ripreso, scusami se torno indietro perché la situazione del Padova ha una storia e la storia è quella di Bisoli, quando lo avete ripreso Bisoli, l'avete chiamato convinti, perché è una mia convinzione, Renato, che continuo a dirla, che l'avete chiamato sperando che lui mi dicesse di no per non pagare il contratto. Perché non è stato un rapporto, un feeling, quando è tornato amorevole tra società e allenatore. Non c'è mai stato quel feeling che dovrebbe esserci. Però io mi sono, ho pensato che l'avete richiamato nella speranza che lui mi dicesse di no. Perché non avete cambiato subito, preso 100 milioni o chi volevate prendere già da quel periodo? Allora, perché l'amore non c'è mai stato tra voi e Bisma. Non necessariamente ci deve essere amore, l'importante sia stima nei rapporti, no? Ecco. Allora diciamo, l'abbiamo chiamato perché pensavamo che diciamo avesse dei motivi di rivalsa molto importanti, diciamo avere l'opportunità dopo l'esonero, ritornare, riprendere in mano la squadra, con cui si era già parlato di fare degli interventi importanti nel mercato di gennaio. Condivisi chiaramente, ritornando al discorso di prima, condivisi, quelli di gennaio sono stati tutti condivisi, no? E quindi diciamo, dico, questo arriva carico come una molla, con la volontà di fare e di portarci fuori dalle secche, da questo momento veramente difficile. Gli mettiamo in mano un certo tipo di materiale, una squadra che, non l'ho detto io, ma siamo stati detto dai giornali, da voi giornalisti e da giornalisti anche di testate nazionali, è stato uno dei mercati della squadra che si è mossa meglio nella società, che si è mossa meglio nel mercato, e per cui diciamo, questa era la... Il fatto che non abbiamo proprio pensato a altre persone al di là di Bisoli. Noi abbiamo detto Bisoli perché sono convinto che questo avrà con una voglia, con la cattiveria giusta e riuscirà a trasmettere, no, dare quell'input necessario per venire fuori. Facciamo la squadra importante, siamo anche partiti bene, cioè, Verona insegna al di là di Livorno, no? Verona insegna, poi purtroppo dopo ogni vittoria arriva la sconfitta e cominciamo a parlare di pareggi quando siamo ultimi in classifica. Tutto un insieme di cose e questo a un certo punto, no? C'è stata quella accesa discussione, animata discussione lunedì prima della partita di La Spezia, su cui ci siamo confrontati. Siamo andati in campo, tutti sono andati in campo con un atteggiamento diverso. Non riusciamo ad avere la soddisfazione la domenica dopo, come mai ci spegniamo? Vuol dire che qualcosa c'è.
Il tempo è tiranno, non è dalla nostra parte, al di là della classifica. E per cui, ti ho detto, abbiamo pensato, dopo averci riflettuto tutti assieme, di arrivare a questa scelta che, ripeto, spero che sia una scelta che ci porti al risultato che tutti noi aspettiamo, che è quello di cominciare a fare un po' di vittoria. Andiamo a perdere? Perdiamo, ma io voglio un atteggiamento più aggressivo, cioè noi dobbiamo cercare di andare a vincere le partite, cioè, se aspettiamo che gli altri si facciano i gol da soli diventa duro, ecco, per cui voglio un atteggiamento diverso e spero che, sono convinto che con il mister, poi chiaramente i giocatori ci mettono di suo. Ecco Giorgio, questa è la risposta per le due domande che tu mi hai fatto. Matteo, posso chiederti? Perché prima hai detto che hai già parlato di giocatore, ho fatto male io. Che hai già avuto parlato con qualche ragazzo, sì. Ah, quindi individualmente? No, quella squadra non l'ho ancora incontrata al convento, sì, oggi, tra poco. Hai parlato individualmente? Sì, individualmente. Al telefono, perché? No, ieri che si sono... una decina di ragazzi erano a fare allenamento facoltativo, mezzi infortunati, recupero di infortuni, erano anche tanti, quindi un buon segno, e ho avuto modo di scambiare qualche discorso con qualcuno di loro. Senti, qual è il tuo programma adesso? L'organizzazione di lavoro di questa settimana, se pensi conti anche di fare una amichevole fine settimana per fare un primo momento. Sì, l'amichevole stiamo valutando quale sia la migliore soluzione per sabato, comunque sarebbe. E faremo doppi allenamenti domani e mercoledì e giovedì, venerdì uno, sabato l'amichevole. Quindi doppio fino a giovedì incluso, venerdì. Sì, due doppi allenamenti, uno allenamento venerdì, un sabato. Ripeto, l'amichevole la stiamo valutando perché deve essere veramente una squadra che possa avvicinarsi per caratteristiche al nostro prossimo avversario, che è l'unico obiettivo che abbiamo in testa adesso, e se troviamo qualcosa di opportuno lo facciamo, altrimenti c'è la primavera che ferma, faremo con la primavera. Matteo, io volevo chiederti invece, ti ricordo in piazza qui vicino da giocatore, degli allenatori che hai avuto nella tua carriera, chi sono quelli che hai apprezzato di più e quelli magari da cui vorresti prendere qualcosa? Beh, secondo me ho avuto un allenatore bravissimo, che era già bravissimo il primo anno che ha allenato, che è Giampaolo, che sapete che è stato qui a Treviso, e era il primo anno che allenava e si vedeva che aveva proprio dei concetti veramente fuori dal normale. Ho avuto Pioli, che è un altro che mi ha insegnato tantissimo, che l'ho avuto dopo Giampaolo, ho avuto Tesser, che sta dimostrando di essere un bravissimo allenatore, sta vincendo dei campionati in posti dove sembrava impossibile, e stimo molto anche lui. Non è che abbia un riferimento particolare da qualcuno di loro, anche se ho mantenuto delle cose che nella testa, delle cose che ho imparato da loro. E per il resto la mia formazione è di settore giovanile e di studio delle partite che faccio continuamente, di tutti i campionati, tutte le categorie, e basta, insomma, ho fatto i miei esperimenti con i bambini, con i ragazzini, con i ragazzi, e adesso è il momento non di fare esperimenti ma di fare le cose giuste, insomma. Quindi eri in campo in quel famoso Novara Padova playoff? Sì, ero in campo l'andata qui e al ritorno ho giocato mezz'oretta alla fine, sì. Ricordo che sono andato a fine partita a consolare i ragazzi, tra cui c'era Trevor, non lo ricordo bene. Okay. Perché un po' mi dispiaceva, insomma, so cosa si prova, ecco, quindi, però è passato tanto tempo. Ed è la stagione in cui hai giocato con Morganella. Esatto, sì. La prima e lui poi anche l'anno dopo abbiamo giocato insieme, in Serie A, sì. Ok. Dalla primavera conti di prendere... Ciao. Conti di prendere qualcosa, sia come esperienza con il Bragaglio, e eventualmente anche qualche giocatore, qualche elemento, non c'è tempo, non c'è tempo. O lanciare un eventuale Ci sono dei ragazzi interessanti sicuramente, però non c'è tempo, non vanno buttati in pasto ai lupi, anche se qualcuno potrebbe anche dare una mano, però ci sono tanti giocatori qua di buon livello
quindi non credo che sarà bisogno, insomma. Ci sono tanti giocatori, a me viene in mente Foscarini, che quando venne valutò anche di ridurre un po' la rosa. Adesso la rosa mi pare che è di 29-30 giocatori, tu hai intenzione di lavorare con tutti, stai pensando anche a fare delle altre scelte? Ripeto, non c'è il tempo per vedere tutti all'opera, per provare uno, poi cambiare, quindi dobbiamo, c'è una settimana di tempo bene o male per valutare le posizioni, e al termine della prima settimana probabilmente avremo già, condividendo con la società, con lo staff, avremo già individuato uno zoccolo duro di ragazzi che sono quelli che, degli uomini, ripeto, che sono quelli che avranno l'onore e l'onere di salvare il pallo, insomma. Infermeria come messa? No, l'infermeria si sta buttando, in settimane si aggregano altri 3-4 ragazzi, quindi siamo messi bene. E la cosa che va inculcata ai ragazzi e che voglio io è che loro devono allenarsi al meglio delle proprie possibilità, perché altrimenti non possono giocare al sabato al meglio delle loro possibilità. E quindi chi si aggrega deve essere aggregato al 100%, si può allenare al 100%, guarito al 100%, altrimenti farà differenziato, insomma. In caso di eccedenza hai chiesto la conferma del precedente? Non ho chiesto niente, non sono nella posizione, quindi... Era... Sì, chiaro. La domanda è così. Adesso mettiamoci il dovuto impegno, che c'è sempre stato, però diciamo, ecco, io vorrei vedere quella cattiveria egoistica, sangue negli occhi. Non possiamo prendere una munizione noi e quattro al Perugia. Mi sentirei qua di spaccare il microfono per... Dobbiamo prendere noi quattro la munizione del Perugia e il Perugia uno. Dobbiamo essere cattivi. Non belli, dobbiamo essere cattivi se vogliamo salvarci. Dobbiamo avere la grinta, dobbiamo avere il sangue agli occhi, come diceva il buon Carmine parlato. Ecco, ritroviamo quella volontà, quella condizione e il Padova si salverà. Grazie. Grazie.